Dopo che muovono il servitore, puoi finire la sua stanza, un servitore nella locanda. Ok. Secondo me con questa anomalia qua si può tentare un Sir Denatrius. Perché se ti arriva la, la quest, che ogni volta che compri dai più uno più uno, hai vinto. Hai vinto. Eh, sono se no, millefica, dà più due attacco. Carceriere. Mai. Denatrius, mai. non solo quella è forte. È forte anche quella che quando giochi un pezzo pompa tutti quelli della stessa tribe. Grazie, Vadim. Grazie dell'anno di sub. Quest, come on fai attivare i sei rantoli lì c'è fai morire c'è <ride> bella stessa cosa che c'è la stessa anomalia ragazzi non poteva venirne una peggiore <ride> ok allora va con questa fai morire tre servitori trentato questo eh, il problema è che la prima è esattamente l'anomalia cioè quindi qual è la mia reward non penso che si attivino due volte. Che cazzo dici? Si attivano due volte? Però ci sai fare. E me lo dite adesso? Oh my E eh, questa è roba forte. Ve l'ha Fai live su YouTube, sì, in tutti e due i canali. Sono live. Era primo easy, e sono d'accordo con voi. Ma proprio easy peasy era. Però me lo potrete dire prima, maledetti. Io pensavo che non si attivasse. Cazzo, mi sembrava un bug se si attivasse due volte era troppo forte. Mm. Prendo lui o prendo il 2-2. Eh, veramente faccio così. Le gambe delle donne. Che Poi prendo bomba e tazza. Te l'abbiamo detto ma tu sei troppo lento, sei troppo veloce. E stavo lì a piagnucolare sul quanto fosse inutile avere una stessa, la quest che fa la stessa cosa dell'anomalia. Non pensavo che si attivasse due volte. Poi mi è venuto un mezzo dubbio e dieci secondi dopo quando ve l'ho chiesto mi avete risposto che si attivava due volte. Eh senza averlo mai visto, provato, non pensavo. Però cioè, cioè, era troppo forte, oh, cazzo. Ogni, ogni pezzo che va con. Madonna, se era forte. Non ci credo! Cioè, non aveva il minimo senso. Oltre alla fatto che l'avrei anche finita tipo in tre turni. Una volta che deve essere lento è un fulmine, cazzo, veramente. Oh. In sesto e e... sai che prendo questo piuttosto che la bomba. Perché così questo ogni non morto che comprerò poi dopo è baffato. Oltre che paffa pure lui. Eh, dai che la vinciamo lo stesso. Ci sono i Mac. Ci sono i Mac ragazzi. Ragazzi vi ricordo che se il video vi sta piacendo potete iscrivervi al canale, mettere la campanellina per le notifiche nel caso vi siate dimenticati, like al video, questo per l'algoritmo e poi se proprio, proprio volete esagerare, il commentino. Non mm. ditelo a me Anch'io logico che non ho fatto quella play Uno, due Niente Tre danni Ok, questo è fortissimo Ti rendono più forte sì, posso far entrare altri servitori più forti ora. Cioè in teoria sarebbe da tirare Se un altro una So che prima che la finestra Quest Eh ragazzi quella la Quest lì cioè, ogni pezzo che compravi raddoppiava le sta... Non aveva senso Cioè vuol dire che praticamente tu raddoppi tutto Cioè è esponenziale era, era allucinante Era allucinante Cioè non potevamo perdere con quella Quest lì era letteralmente la migliore quest del gioco e io non l'ho presa. Perché non pensavo si attivasse in quel modo. Incredibile. Allora, allora, devo finire la quest. Quindi non, questi, questi non sono male in realtà. 3-1 e 3-2 si prendono sempre. Magari prendo 1-2 al posto del 3-1. Non so se potrei prendere anche il 3-1 a dire il vero. Il 3-1 pompa le gemme. Sì, ci sta. Dai, non su so di lui. L'unico che non compravo. Eh vabbè, compro questi 3 amen. Anch'io avrei scelto quello. Una mano io. Chi ha fatto questo? Devono morirmi 9 pezzi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Speriamo. Ho parlato al 4. Mm. Mm. Si frizza quella 2, 4? Quella 2, 4 sono Sono più 2, 4, più 4 sono... è un più 6, più 5. Non è male. Costa il freeze. Devi dare stats permanenti per fare pezzi con Divin. Eh, lo sappiamo qua, lo sappiamo. Tipo sta questa da un po' di... <ride> Di Distati se riesco a dare uno scudo. Poi mi baffa ogni volta 6 pezzi. Però ovviamente l'altra era infinitamente più forte. Ci sarebbe un pareggio, almeno finisco la quest. La finiamo, la finiamo, forza. Ah, prendi il secondo 3-1 100% e lo tanto allora il succo qua è che al 3 ci sono tutti i velospini che danno gemme quindi secondo me si potrebbe quasi stare al 3 un turno e perché al 4 di buono cosa esce? esce modulo ma li farei così così roll e Prendo 2-5. Anche il 2 è buono. Cazzo, guarda tutta roba. C'è tutta roba buona qui. Allora faccio saltare lui. Anche Macao in realtà non è male. E salta lui. Salta lui. Selfless è una selfless incredibile. Mm, devo prendere 2-5. A questo punto prenderò la Selfless. Macao non è male, anche in realtà. Ok. I guess I'll take it. Io prendo questi due. E non ho 5, posso saltare questo qua o questo addirittura. Buona battaglia! Quindi più stazio da un altro taunt Il Chi... problema è che qua pompo solo, ma non ho generatori di gemme. Potrebbe tra l'altro ballare sul bronze. Quanto ci piace ballare sul bronze, ragazzi? Vorrebbe dire: fare 2-5. Vendere il 4-4. La reietta, la selfless. O vogliamo in cercare? Altri verospini che generano gemme. Bronze eh, Word non è un brutto pezzo. Non è un mech, però. I mech hanno più senso. Perché poi dopo gli attacchi tutti i magnetismi sopra. vado al 4, c'è il vantaggio di poter trovare Rilak. Che è buono quella questa. Anche Rilak, a dire la verità. Questo, però, è il più debole. Ah, prendo questo. E io prenderei il 6-4 a questo punto, senza buffarlo. E' una cosa del genere. Gemme ancora elettro un altro turno. Non dirlo agli altri, ah, sì. di ma mm, speravo, speravo attivasse questi, vabbè. Ecco, lui ha già il Rilak il 200. Sto facendo la stessa build di Nostra, questo qua Poi prima Si sì, deve fare vero spin Fan favorite Dracarys è figa Si tiene con una tripla però questo, questo non è male. Si doppia l'attacco. Non è male questo pezzo. Questo è un altro taunt. Allora, se prendo questo, ragazzi, posso dare taunt anche a questo. Ma soprattutto posso buttare pinna celeste. Non è male quella la quest. Roll. 1-4. Roll. Tripla. Bella la tripla. Chi facciamo saltare? Facciamo saltare Macao 6, 8. Non è male Macao però. preferirà combattere. Mm. stai andando bene. Questo barone dava messo più dietro. Era sempre più avanti. È andata bene lo stesso, eh. sculato Così sceni si poteva fare molto meglio. Mi servono, mi servono cose che generano gem adesso. Diciamo che anche dare tanquino è che mi sia si piaciuto tantissimo. La mia è dare taunt a surface più che qua. Però diciamo che adesso devo far saltare l'8-12. Sì, perché comunque questo qui dopo ha poco utilizzo. Adesso io posso dare gemme qua. Lui si prende stats. Però era meglio dare taunt qua. E lui si buffava questo. Lui si buffava al doppio. Allora l'1-2. Serve il vero spino in realtà qui. Quello che dà da, da gemme quando muore. Non credo di poterlo trovare col 3-3. Perché ho già questo. Quindi quello lì a doppia tride non, non arriva. Trollerei. questo qua. Tazze, si può prendere No le sto tirando le gemme Roll Deve uscire Modulo non è un brutto pezzo Balerà su questo Oddio potrei prendere specialmente questo qui Questo turno Non è sbagliato lui proprio lui cercavo proprio lui oh, leggendaria tournament uff Bel ale grazie della sub non ho Sbaglio, ho visto anche un pezzo scudato su cui ballare quindi. Compro lui. Mantieni la pressione. Oh, due, non deve avere stazze. A meno che non lo tauntiamo. Di base, qua si compra tutto ballando sul 2-1. Quindi facciamo: compro lui, compro lui, vendo lui, le gambe delle donne, prendo questo. Fare... Lo vendo Questo lo Vendo E cosa vendiamo? Per comprare quel 24-29 Potrei fare tutte le gemme sullo scudo Tutte le gemme qui e vend Forse vendo il 12-15 Vendo il 12-15 E prendo il, il bronze mi sa Che lo sia la play Ho un taunt in meno Ma va bene perché poi il prossimo taunt sarà questo qui Nice. Clean. Ora. Non abbiamo una build superlativa che avremmo magari potuto costruire se avessimo preso l'altra reward. La prima reward. Ma comunque abbiamo qualcosa di decente. Questo vero spino che dà 4 gemme baffate. Poi to è top. Lui avrà dei pezzi in mano, presumo. Però perché banano per primo? What? Questo era tipo un morto raga che build, ha, che build ha lasciato Ok Allora Allora A me serve ora Questo ragazzi da 17,2, Quindi si potrebbe valutare anche di prenderlo però per lo più mi sa che qua conviene a cercare: Cosa mi sa conviene cercare? Un taunt da dare a culo dorso. Così pompa tutti gli altri. Poi altri scudi, altri selfless, altri draghetti. Questo non è male. Il primo pezzo che farei saltare credo sia l'araldo. Dopo aver dato attacco qua. Sposterei tutto questo attacco su uno scudo: Rollo. Rollo. Questo mangia tre. Inutile, rollo. Rollo. Un altro a culo d'orso. Cazzo, questo è intrigante. Un altro a culo d'orso non sarebbe neanche poi così male. Eh, un questa altro 1-9 vorrebbe dire buttare, buttare il 21-22 adesso. Per prendere un altro 1-9. Non lo so, sarebbe essere anche di pezzi... Io volevo buttarlo questo, quindi non vado a prendere un altro. Però è vero che si sdoppia attacco. Secondo 3-2. Mischia! Cleave ragazzi è buono. Ed effettivamente ci poteva stare per a livellare per andarlo a prendere. Però secondo me comunque più che altro lo vado a cercare con una tripla. Selfless con Barone non la vorrei buttare. Però se butto questo, effettivamente posso saltare pure selfless. Selfless non è male, è forte. probabilmente salterà questo qui. Selfless a buttare per questo. Ok. Mi piace il tuo modo di pensare. Avevi di paura. Eh, sono un po' meglio questi. E che in realtà avrebbe fatto saltare Barone e questo qua poi. Bel colpo. Brutto colpo. Ok. Eh, mi sa che barone ha dato ragazzi. Barone ha dato. E ha dato pure. Il pezzo che pompa i vero spi. Ho sculato poi il fight qua. Quindi, meglio così. Lui dà pure le vite, ma cioè, qua sarebbe da far saltare Barone 22-22 gioco. Questo però il Barone mi fa dare più gemme qua. Quindi, forse solo il 21-22 fare saltare. Onestamente, Ridaca, Barone Rilak, Barone Rilak a turno 13. Non si piglia e, teoricamente. Ragà, è da far saltare lui. Se riesco a tripare a culo d'orso, ancora meglio. Potrei prendere trinciacottero, se no si rivela per un cleave. Cos'hanno questi? Questo è bestia. Potrei livellare per un cleave a questo turno, starmene fermo. Secondo baron. Questi mi danno 4-8 gemme. Onestamente secondo baron non lo vado a prendere, non mi ispira. Roll. Taunt. Sì, sto so via. Ci sta taunt. Taunt da sui primi due. Fridon 2725? Boh sì. Mi sono, mi sono missato un pezzo. Con, al massimo con due carte in mano Davano a giocare tutto tanto non potenziavo pure gemme Sono riuscito a non attaccarlo neanche una volta quel 143 quindi mi sa che prima ho avuto il fight fortunato ma ora ho avuto quello sfortunato anche se però così ce ne avevo con pezzo di meno lì eeeh non so che patta No, vinco comunque. Eh, gli araldi ragazzi, sto turno saltano. Bisogna trovare degli scudi. A meno che non prendo selfless e do scudo a loro grazie a selfless. E lì il succo. Comunque, che col 27-25 sta in mano. Però, più 27 più 25 non lo butto via. Selfless hero con barone è un buon modo di chiudere questa build secondo me Però l'ho venduta e la ricompro poi Non lo so, cioè è chiaro che il top sarebbe un bel cleave qua Considerando che i miei avversari erano entrambi bestie Quindi, quindi si cerca il cleave Che è, si tratta lì, quello come si chiama Quella alla bestia, non mi ricordo come si chiama La Cerchiamo Niusao ragazzi E la tripa di questo per foreaper. Draccari, ti va due volte la, la quest, ma non c'ho spazio per prendere un Draccari qua. Se tiro anche questo Taunt, posso prendere l'1-2. Che alla fine si tratta di un 21. Di un... Beh, io farei tre roll qua. Lui non è male, ma non è un cleave. Newshao. Newshao. Niente Newshao. Non Newzao, che è fondamentale qua con bestie. Okay, ho, ho due heraldoni super giganteschi. Quindi effettivamente questi si poteva anche evitare di prendere. Già questi sono enormi. Non è rimasto, è rimasto in vita per due. Rischio, rischio di non prendermi le due gemme se non l'attacca. Grazie. Andavo al 6, su turno potevo prendere anche 4 reaper. Però erano tanti roll in meno e alla fine fore reaper si può prendere... Il problema no, che il 4 reaper sì, devi, devi trovarlo pure in shop, non puoi prendere un triple, se no non lo baffi. No, invece lo puoi baffare con un magnetismo. Ok, sì, stai provando a fare il primo per un 4 reaper. Contro questi si potrebbe valutare anche il 3-4. Dai, se venga in zao ragazzi. Tripla, ok. Io avrei scelto quello che... ala ah, distorcente. Ah, ok, guess. C'è cioè, news now ne Oppure il fuori della tripla qua. Tripla di un otto Ok, anche quello può essere un bel pezzo. Oh, me l'avevate Anche lui può darmi fuori reaper. Decidi di non darmelo. Posso però prendere questo. Un po' tardi, però. Lui, diciamo che se trovo un magnetismo, lo, faccio fare, lo posso fare enorme e poi dar due volte. Però sono un sacco d'attacco e poca vita. È comunque, lui. Roll. In nulla, gioco questo cavalierazzo. Gemme tiro qui 1106 Ecco che ce l'ha gli usato. Wow, sto wow, comunque... Glielo trado preciso, 2,74 di vita che si trado su un 2,75 d'attacco è proprio stupendo. Grazie mille a Cosmo del decimo mese! Bella Mic, buonasera! Ah perché scudo, giusto? Scudino non toglie il fiore. Ah ragazzi, io qua posso fare tutte ste stat su una menace, però in realtà non è così forte. Leggendaria! Non è così forte. Wow, un macello d'attacco. Vita praticamente inesistente. Grazie, Bonji Magic. 25esimo mese. Grazie mille. Io qua posso tirare gemme su. Ma veramente questo qui Andiamo su. Orolo per Nyzao. Effettivamente un fuori per contro questi qui mi, mi fa vincere. Si potrebbe livellare, però anche Newzao è fortissimo. E il momento boh. Io livello dai. Non... Se anche perdo, non dovrei prendere 24 danni qua. Voglio aumentarmi le probabilità di trovare un cleave. Continua a tirare le gemme qua. 275 Tutti e tre sopra il 275. Ok, anche pezzi scam si possono pigliare. Quindi anche Murlock non morto con fiele da mettere al posto di barone a fine ci può Ti stare. Puntando tutti. Fa attenzione. Ecco i, i news che vengono evocati dalle bestiole. Oh, che sono al 93%, guys. E adesso col 348? Sempre al 95% di win. Prima forse al 99%. Ma, 78% di killarlo basta. E mi sa che non lo kill a sbloccare questo trade qua. Non mi trarà barone, però sì. si è salvato con l'ultimo trade. Che però a noi sta bene perché abbiamo un giro di morto e dovrebbero comunque ammazzarsi a vicenda. Cioè, ti ripeto il draghetto, ragazzi. Ma mi sa che è un bait questa Cioè, alla fine sono contro bestie. Che senso ha unire i loro stats? Visto che hanno molto attacco e poca vita, quasi nulla. nullo prendere questo qui, come dicevamo prima, non è male. Se effettivamente, da quando l'ha nerfato forse è un po' più scarso. Questo. Andiamo a ballare sul 3-4. Non è un cleave, però non è così forte. Non mi pare che ho povesse, chissà che. Da quando ho tolto crottolo, questo non è più forte come prima contro Bestia. Io Io rollerei. Quanto a 6 per giocare un Cleave? Proviamo sta merito. cleave. Potrei prendere percussionista. Vorrei prendere il percussionista che è buono solo se trovo un modulo quindi in realtà non lo prendo roll. Caso buono tanto va, cioè dovrei rollare per troppi pezzi validi. Non sto trovando un cazzo. Ho cleave non pervenuti, sono praticamente in AFK mode da un po' di tempo. Qua forse potevo mettere addirittura questo primo. Meglio così. Non ho attaccato con l'iroi. Eh, per prossimo un turno va fatto saltare per forza. Per teoria dovrebbe essere l'ultimo. Quindi qualcosa spero di trovare. Se la prendo veramente. Però posso provare a contentarmi anche del 3-4. Che toglie Rebon veramente. Dai. Dovrebbe morire questo qui, credo. Cautiur, è che sono più scherzo di Clive. Però ci Roll Lui aveva Rilak. Aveva il 2-3, il murloc. Ha pompato in mano. Serve un cleave, ragazzi, ovviamente, Assunta perché io devo ammazzargli quel banani come secondo attacco. Incredibile. Eeeh. prendere il monto tergo. Però qua si tratterebbe di vendo questo. E Spero che mi arrivi il manto tergo. Io, oggettivamente un altro turno posso anche farmelo. Lui 24 danni non me li dovrebbe fare. Quindi vendo solo il cavaliere provo a prendere uno su 6. Ma mi sa che il manto tergo si prende comunque. Mi accontento di questo. Potrei far saltare Barone e mettere Murgul. problema è che secondo me Murgul qua forse non ci sta a comprare. Però ho dei pezzi che non muoiono. Cioè, lui adesso da quando l'ha messo Vendetta 5, oggettivamente, si attiva solo. Tipo, solo metti in una build non morto in fondo. È uguale, ma se lo metti in una build normale, è difficile che attivi vendetta quindi alla fine è un fiele a caso quasi starei così sto turno cioè quasi preferisco aver questo vediamo com'è messo hai la vittoria in pugno. Sei in prima ciao Gia Gazzetta. hai ragione anche te dovrei fondere le chat allora adesso esce la bestia eh? non stiamo così avanti eh, siamo comunque molto avanti la seconda bestia invece e avanti lui. Ah, Questo è totalmente inutile. Ma totalmente. Bello su tre. Bravo barone, hai fatto quello che faceva il Murloc. Oh, mi sa che... Ho vinto. Ma ero... Cioè comunque qua... Come faccio? Percentaggio sballatissimo in quella bestia. Come facevo a star sotto? Mi sono rimasti due pezzi giganti. Adesso comunque buttiamo questo Baron e Secondo 6-4 è una possibilità Alla fine lui ha due pezzi giganti Potrebbe veramente prendere Quel 6-4 Non so se arriverà addirittura a buffarlo Gemme vorrei tirare qui Cioè, C'è una senso spendere tutto questo gol Cioè se trovo un cleave ancora ci provo a prendere il cleave buffato Se no le gemme le tiro qui 3-7 No, direi di no. Mi sto creando tutta la mia build a scudo. Roll. Roll. Ah, no. Ok, siamo arrivati praticamente quasi alla situazione dove sto a farmi l'ultimo roll e non posso comprare il pezzo che trovo rollando. E sì, quello lì si sarà sicuramente si un si cleave. Adesso. Quasi me lo tengo questo. Mi Mettiva lui. Toglie dei pezzi a oppo. E mi dà le gemme per il turno dopo non Cioè, da buff con, con la questo. Un altro turno questo sta. Se no devi dare taunt o qualcos'altro. Quello ho sculato però. Il murlo che è un bidone. Adesso vediamo se riesce a targettare quello in fondo. No, quasi. Attenzione però, può ancora a prendere reborne. E sì, credi che gli ho fatto? Forse oh, il mio 51 ha levato quello, fortissimo. E anche qua percentuali a casissimo. Ciò cioè, oh, sto veramente sculando. Qua è proprio dominio totale, cioè questo continua a tradare. Primo posto. Terzo primo posto di fila, 12k, avendo missato la quest devastante, vorrei sottolineare. Pensate se avessimo avuto pure la prima reward che mi volevate far quittare. Esatto, che dicevate, eh qui ti hai sbagliato la scelta della quest Ho sbagliato la scelta della quest, ma... Dammi lo stesso Ho messo il gioco non in maledetta facile Eh, sto giocando Focus oggi Però in compenso non sto cagando la chat di YouTube Una cosa mi tocca sacrificare ragazzi, non ce la faccio <sussurra> fare tutto Era quando Giolito era presente il consiglio che non vedevo 12k e 3 win di fila eh, non è passato di tempo.